Ciao a tutte, oggi sono qui per farvi un video speciale che non facevo da credo anni ormai e colgo l'occasione per farlo grazie a questa collaborazione che mi ha proposto l'azienda Legami. E niente, mi hanno mandato una mail chiedendomi se volessi partecipare alla loro campagna, insomma, sulla cartoleria per l'anno 19-20. Quindi ovviamente ho accettato, come potevo declinare questo invito. Mi hanno mandato una bellissima lettera con scritto: "Ciao Matilde, questo è un pensiero speciale per te, Legami Milano". Era la primissima volta che facevo una collaborazione con questa azienda e mi sono trovata non bene, di più benissimo, e sono rimasta sorpresa da tutte le cose che mi hanno mandato e quindi dal momento in cui c'è sempre molta curiosità, da parte vostra di sapere come gestisco la mia agenda, eccetera, ho deciso di, cogliere l'occasione con questo video e farvi vedere come, decoro l'agenda, come la sistemo, insomma, e, di farvi un po' vedere questi prodotti che mi hanno mandato loro stessi. L'agenda che ho usato fino adesso è questa di Dyer, un'agenda, cioè da 3 euro proprio scrausissima, però l'importante non è tanto l'agenda quanto saperla un po' decorare, insomma, disegnare, scrivere, attaccare. Ecco, questa è la mia passione, diciamo, col farvi vedere prima tutti gli oggetti che mi hanno mandato e poi l'agenda. Una cosa che mi è saltata all'occhio è stato questo astuccetto che, come vedete, ancora l'etichetta è meraviglioso, tipo in silicone, gomma, non lo so, è bellissimo. C'è scritto "Today I choose happiness". È troppo carino, piccolino, ci stanno proprio le cose fondamentali e penso che lo porterò all'università quest'anno. Mi hanno mandato questa matita meravigliosa con questo panda che non oso aprire ancora perché finché non la uso la lasciano tutta confezionata. Però è super carina e niente, ha un pandino che è una gomma e la matita è questa qui con scritto "I love bamboo". Questo è qualcosa di molto curioso, praticamente è una penna forbice. Qua c'è anche le istruzioni, ma è abbastanza elementare. In pratica si toglie il tappo e come vedete qua c'è la forbice, si toglie questa piccola protezione e niente, diventa una forbice. Vediamo se funziona. Oh wow! Non l'avevo mai visto, quindi molto curiosa e molto carina. Questa qua è comoda e la metterò sicuramente nell'astuccio. Poi mi hanno mandato queste meravigliose. Non vedevo l'ora di fare il video per poter aprire la confezione finalmente e vedere come scrivono. Sono delle penne color pastello e una è color Tiffany, una è rosa e una è lilla. Ah, ok, scrivono nero, direi tutte e tre. Sì, e le conserverò con un sacco di cura, anche queste nell'astuccio ovviamente, e le teniamo qua per decorare. Poi, altra cosa che mi hanno mandato è questo, è un rotolo fondamentalmente di, come si chiamano? Washi tape, ecco, sono quegli scotch per decorare, ma sono di carta e li utilizziamo. Io li tolgo tutti dalla confezione perché ho una scatola piena di washi tape. Come vedete, ne ho una collezione intera di Tiger di tutti i tipi, però per questa volta useremo soltanto questi qua di Legami perché appunto è un video per loro, quindi ci tengo a usare i loro prodotti. Poi, ultima cosa che vi mostro, poi giuro che iniziamo a decorare, è questo quaderno meraviglioso che non andrò assolutamente ad usare adesso perché lo voglio tenere per l'università. È un quaderno enorme, non vi so dire quanti fogli ha, righe ovviamente, sono fogli che si possono strappare, non hanno i buchi. E niente, quaderno meraviglioso, in fondo ha un divisorio, che è questo qua, e un portaoggetti, un portafogli.
Oh, finalmente possiamo passare all'agenda. L'agenda è la tipologia 16 mesi, quindi inizia a settembre di quest'anno. Per questo motivo sto facendo il video ora, in modo che se vi interessa la potete acquistare e siete ancora in tempo, insomma. E terminerà a dicembre 2020. È la trama, insomma, a questo bradipo che dorme. E niente, apriamo insieme. Volevo solo dirvi che è molto piccolina, cioè è molto, occupa poco spazio, è molto leggera e ha un elastico. Iniziamo ad aprirla chiaramente e qua iniziamo con la compilazione di tutti i dati principali, quindi nome, cognome, indirizzo, chiaramente indirizzo di casa eccetera, li aggiungerò tutti dopo perché non sarebbe proprio il massimo. E niente, questo è come si presenta, ha un mega calendario che si apre a mo' di tipo fisarmonica e che vi mostra tutti i mesi dell'anno e inizia dal 26 di agosto, quindi iniziamo a decorare un po' le prime settimane in base agli impegni che ho. Ovviamente mi sto servendo dell'altra agenda per capire che impegni ho in queste settimane, questa prima settimana di agenda. E niente, inizierei con l'ambulanza. 27 e 29 so di avere due turni, quindi mi metto a segnarli qua nell'orario indicato, quindi dalle 20 indicativamente. Bene, quindi l'ambulanza da inserita. Il 29 so di dover fare le unghie, ma non ho ancora un orario predefinito, quindi metteremo un bel post-it, questi qua con le freccine, unghie. Ancora mi sono avanzati degli sticker dall'agenda precedente, quindi nel caso in cui ci stiano a pennello li metterò chiaramente. Avevo gli orari della palestra di agosto, quindi chiaramente li attaccherò, li mettiamo qua, molto a caso. Di solito ambulanza per distinguerla la evidenza di arancione, quindi lo andremo a fare. In matita, perché sono sempre impegni un po' così, punto interrogativo diciamo, e mettiamo palestra, 28 e il 30, le mie solite tre volte a settimana. So di dover partire perché appunto partirò per Barcellona, perciò scriviamo bene in grande. E ci potremmo attaccare un po' di questi scotch super carini. Direi qualcosa di estivo, giallo no, direi questo qua con tutte le foglie, mi piace un sacco. Ok, utilizziamo le nostre forbici super professional, eccole qua. Sì, non è che taglino proprio magnificamente, però... Ok, questo è fatto e per dare un po' di enfasi lo potremmo evidenziare, tipo, delineare. Poi il 3 di settembre torno da Barcellona, quindi potremmo scrivere torno tipo alle 22-21, non mi ricordo. Niente faccina triste, quindi potremmo mettere questa. Ole. L'8 di settembre è il compleanno di una mia amica, quindi le dedichiamo una pagina. E ci mettiamo questa volta lo scotch arancione perché porta allegria. È molto comodo perché si riesce a strappare anche con le mani senza problemi, quindi è super comodo. Poi vediamo un po', il 10 è il compleanno della Julie, quindi anche qua mettiamo qualcosa di carino. Mettiamo la faccina col bacino, che è questa qui che mi è rimasta, e scriviamo. Questo è un altro impegno di università che scrivo a matita. Poi, sempre a matita, scrivo un'altra cosa che mi ha riferito da Julie, ma della quale, essendo ancora lontano, non sono certa, quindi mettiamo in matita, festa Julie.
fine settembre. Chiaramente io sto mettendo gli impegni che so di avere, perché siamo ancora molto lontani come mesi, quindi chiaramente non posso fare più di tanto. A fine settembre so di andare a Cannes, quindi adesso sto cercando i biglietti del treno che avevo sul telefono. Hai trovati, quindi il 27 settembre parto alle ore 13:55, quindi facciamo 13:55 partenza per Napoli. Mi piace tantissimo questo scotch, tra l'altro ci si può anche scrivere sopra. È invece il 1° di ottobre, quindi oramai che ci sono lo scriviamo, quindi 1° di ottobre alle 11. Ok, poi ho avuto anche le info sull'aereo, quindi da Nizza ho l'aereo il 1° di ottobre, quindi alle ore 7 volo per Napoli. E il volo per la Francia invece lo abbiamo il 28 alle 13:25. Ok, sull'inizio dell'università non ne sono ancora certa, pare che sia il 2 ma non lo so per certo, quindi non scriverei nulla. Sempre il 19 di ottobre è il mio compleanno, quindi potrei scriverci qualcosa. Oh che bello, è anche un sabato. Compleanno Mati più 21. Wow! Ah, vi dico la verità, non so bene cosa scriverci, nel senso che siamo ancora molto lontani come, cioè come date, proprio come periodo dell'anno. E però, insomma, quello che potevo pianificare l'ho pianificato. Magari rifarò questo tipo di video quando avrò tutti gli impegni universitari, quando saprò bene le lezioni. Perché come vedete, appena ho tutte le lezioni, io le scrivo in questo modo, vedete, con tutti gli evidenziatori, e quindi lo farò, farò lo stesso anche sulla nuova agenda, ma per il momento questo è quanto. Quindi nulla, io ringrazio tantissimo queste aziende, vi lascio qua sotto tutti i link che vi servono per vedere questi oggetti, e niente, vi mando un bacio, alla prossima. Ciao!